nella vicenda politica siciliana almeno intervengono due fattori. Una scelta mia, ma non solo mia, credo di persone di buona volontà, di imprimere una svolta a come la regione veniva governata, di fare una serie di riforme che non credo sia eccessivo definire rivoluzionarie. Se lei legge il sistema rifiuti rispetto ai termovalorizzatori, la sanità di oggi rispetto a quella di ieri, il regime delle acque per come vogliamo vederlo, costituire finalmente dopo 50-60 anni dallo statuto i liberi consorsi dei comuni, cercare di tagliare gli sprechi, sono tanti per cui forse fra 100 anni si scopriranno tutti, ma io credo che ci sarà il sistema anche per venirne a capo molto prima. Questa è una svolta che ha determinato il terremoto politico di cui si parla e di cui ci si lamenta, che un partito che stava all'opposizione all'inizio convenga su questo tipo di riforme, che io stesso, piuttosto che starmene comodamente seduto nel trono del sultano presidente della regione, ossequiato, privilegiato, eccetera, eccetera, abbia scelto questa strada, non è né un capriccio e neppure un'imposizione, è una scelta politica e umana, di coscienza innanzitutto. Alla mia età, con la lunga esperienza che ho alle spalle, ho pensato, do una mano per aggiustare le cose, ci riesco o mi fanno fuori? Spero di riuscirci. La seconda vicenda è indubbiamente questa incertezza determinata e le conseguenze deliberatamente programmate con la fuga di notizie sulla situazione giudiziaria. Fuga di notizie, nient'altro, nessuna certezza, niente di niente di niente. Che chiaramente forse ha fatto anzitempo venire in mente a qualcuno di sostituirmi domani mattina piuttosto che fra 3 anni. Sono queste le due cose su cui tutto il resto ruota. Ora io cosa dico? Beh, intanto io so che non solo non ho aiutato la mafia, ma l'ho contrastata e osteggiata brutalmente. E questo posso dimostrarlo in mille volte, in mille occasioni e con tutti gli strumenti e dando le risposte a chi mi fa delle domande a 360 gradi. Questa è la prima novità. A questo punto è la prima verità. Per carità, io sono una parte in causa, ci sarà pure un giudice, né accusa né difesa, autodifesa, che in maniera molto precisa e molto rigorosa si faccia carico dell'accertamento della verità. E, voglio dirle, poi c'è l'elemento politico. Qual è il discorso? Che qui io non ho capito bene se, oltre che volere questo percorso riformista, qualcuno nel PDL Sicilia, non ho capito se Miccichè, altri, eccetera, oltre una ricomposizione tout court con l'altra parte del PDL, stia nel governo da un canto, ma lavori, è legittimo ovviamente per la successione a me, quando sarà domani mattina, fra 3 anni, quando Dio vorrà, ma con un'alleanza nella quale chi sostiene questo governo non si ritroverebbe mai. Questo indubbiamente determina delle incomprensioni e un clima di grande sfiducia. Allora io cosa devo fare? Io redigo alcuni punti programmatici fondamentali, che sono riforme radicali del modo di essere alla Regione. Su questo chiedo la sottoscrizione ai gruppi o ai partiti che ci vogliono stare. Per le riforme, metti che il PD vuole sostenerlo questo processo, non sta in giunta, non c'è nessun ribaltone che chiesa ne dica. Miccichè è il primo alleato a cui chiederò questo, che si impegnino a un patto di legislatura che dura 3 anni e che comunque si impegnino, che quando si andrà a votare lavoreranno insieme con un unico candidato per vincere le elezioni. Questa sarà la discriminante che darà, come dire, i numeri e la certezza per andare avanti al governo e alla maggioranza. Vabbè, se questi numeri non ci fossero, naturalmente io ne prenderò atto, non dico con sollievo, ma con grande realismo.